Dunque, a volte accade che il segnale del pick up al ponte esce regolarmente, come in questo caso, mentre il segnale del pick up al manico potrebbe non uscire affatto oppure uscire in maniera limitata rispetto al segnale del pick up al ponte, come in questo caso, in cui io ho il potenziometro del pick up andata verso il massimo, però comunque il segnale è assente o debole. Guardiamo cosa succede quando io aziono la coppia di capo. In questo caso, il segnale è presente. Quindi, siccome ogni potenziometro, quindi in generale, capiamo da questo che non è un problema né di potenziometri e né tantomeno di capo, quanto più è un problema di selettore. Ok? Questa problematica è molto frequente, soprattutto quando noi mettiamo la nostra custodia, la nostra chitarra con il selettore spostato o verso l'alto o verso il basso. Questo perché le linguette all'interno del selettore si sbavano, si allentano. E andiamo adesso a vedere cosa c'è dietro un selettore. Allora, abbiamo svitato il selettore di uno Les Paul Gibson per capire un attimo come funziona. Dunque, quando il selettore è al centro, vediamo che le due linguette sono vicinali. Quando noi spostiamo il selettore verso il pick-up al manico, quindi in alto, queste due linguette si distanziano l'una dall'altra, mentre quando facciamo l'opposto e selezioniamo il pick up al ponte, queste due linguette vengono splittate. Quindi, se noi vogliamo far sì che i due pick up funzionino, perché a volte può darsi che con il tempo, con l'umidità, con lo sporco, si ossidino questi contatti, dobbiamo spostare dell'ossidante per contatti, che può essere questo, in prossimità di questi due pick up, cioè di questi due, pardon, linguette. Qua abbiamo la cannuccia per spostarlo con più precisione e mettiamo un panno perché è sempre abbastanza, si disperde essendo un gas compresso e uscendo dall'atmosfera. Quindi spostiamo praticamente qua. Ne basta veramente poco, andrebbe anche tipo a 10 cm dalla superficie. Dopodiché l'ossido che c'è viene a essere consumato, a essere mangiato, diciamo tra virgolette, dallo spray. Ed è tutto. Bene, spero che questo tip ti sia stato utile e puoi sentirti libero di mettere mi piace sotto questo video, oppure puoi anche seguirmi sia su YouTube che Facebook che Instagram e ne sarò molto lieto. Buona musica!